Slitta invece a martedì prossimo il via libera finale dell'Aula del Senato al testo contro il voto di scambio politico-mafioso. A rallentare i lavori la vivace protesta del Movimento 5 Stelle che si è opposto sia alla cosiddetta ghigliottina approvata dall'Assemblea, cioè lo stop alla discussione, come alle ultime modifiche apportate al provvedimento dalla Camera. Giovanni Gennaro. Proteste, battibecchi, scambi di accuse. È finito così oggi nell'Aula del Senato l'esame della legge sul voto di scambio politico-mafioso. La richiesta di sospendere la discussione generale e procedere al voto avanzata da PD, Nuovo Centrodestra e Forza Italia ha scatenato le reazioni dei 5 Stelle assolutamente contrari alle modifiche alla legge apportate in terza lettura alla Camera che prevedono una rimodulazione del reato di scambio e la riduzione delle pene da 7-12 a 4-10 anni. Noi vogliamo che la politica torni ad essere in Italia cristallina limpida, per far questo noi dobbiamo imporre delle pene severissime per chi accetta di entrare in relazione con strutture criminali e noi vogliamo che queste pene siano assolutamente certe ed applicare. Critiche.